Allora, ragazzi, se vi siete chiesti perché i ricordi sono di un colore diverso rispetto ai ricordi ordinari, che sono tipo nero su grigio, è per un motivo molto 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 semplice che adesso vi spiego appena aggiusto il microfono, perché era in posizione errata. Allora, è molto semplice perché questo Forlì, come vi ho già spiegato in precedenza, è un DLC. Quando il gioco uscì per PS3 nel lontano 2009, ormai 14 anni fa, in realtà questo era un contenuto acquistabile tramite il PlayStation Store e giocabile, e temporaneamente era collocato in questa parte della storia. Mi dispiace, Ezio. Mi dispiace tanto. Che è accaduto? Era un trucco per farci abbassare la guardia. Appena sei partito, hanno attaccato ancora. Che corsi! A lui la mela. Che cosa? No! Dov'è adesso? Bastardo. Abbiamo inseguito fin qui, ma il bastardo è fuggito sulle montagne e... Vado subito. La pelle dell'orsi, sto bastardo. Comunque, ti stavo spiegando che questo era un DLC acquistabile e quindi temporaneamente era collocato dopo gli eventi di Venezia, prima di quelli di Firenze, che poi vedremo, e quindi, ragazzi... Là! Non fatelo scappare! Vieni qua, bastardo. Che poi, famigerato così dal nulla. Ok, vuoi la guerra, ho capito. Insomma, ce la posso fare a finire. E quindi nell'edizione remastered l'hanno semplicemente collocato temporaneamente dove stava, e buona. Voglio parlare. Straniero! Là! Avanti! Ah, vi prego, risparmiatevi la vita! Attenzione! Bisogna schiancarlo! Abbiate pazienza, ragazzi! Che cazzo? La festa di pace della città grande sarà annullata! Comunque la spada di Altair, ragazzi, è suprema. Bastardo, vieni qua. Ha messo a repentaglio la propria anima, provocando lo sdegno del Papa. L'hanno versato a suo figlio dei intellettuali triste. Oh, ce la posso fare, Con i tuoi visceri ci decoreremo la piazza. Nessuno dei miei figli. Cosa fai con i miei visceri? Intanto penso che prima verranno i tuoi. E poi anche i tuoi adesso. Ma tu nell'acqua non ci caschi, vero? Anche perché, ragazzi, non si può contrattaccare quella spada lì. È impossibile. Quindi... buona, cioè c'è da fa così. C'è da dargliele finché ce n'ha. A causa della penuria di uomini validi dovuta alla recente campagna militare e alla pestilenza, la fanteria offre... Mo va trovato sto che corsi, che si è permesso di rubarci la mela. Conosco quello. Affascinante. Zitto. Cammina e basta. A posto. Continua a fissarmi, tranquillo. Attenzione, membri della Cocora Termite di San Paolo. A causa dell'improvvida mala gestione. Giù, ora. Laggiù, prendi. Così si fa. Ma io posso fare questo? Eccolo. Perfetto. Cioè, meglio di così non potevo fare. E così hai di nuovo il tuo bottino. Già. Ne valeva la pena tutto questo sangue. Sì. Un oggetto di tale valore non resterà a lungo in mano tua. Staremo a vedere. Ah! Nascono dall'avidità. Cattivissimo. Requiescati in pace. Gliel'avrò anche affondata nella gola, ma...
Gli è costata cara. Comunque il sangue, ragazzi, pessimo. Ecco l'uomo che proprio non doveva arrivare. Ma è Monaco. Non aprirlo. Senza un dito. Sì, sta un po' glitchando il gioco, eh. Grazie. Aspettate, aspettate. Raga, scusate, mi si è... Stai bene? Buggato. Che ti è accaduto? Io? No. Mi stava dando l'audio in ritardo. Per fortuna una guardia ti ha trovato sulle colline, vicino al cadavere di Che Corsi. Sì, quello lo ricordo. Aspetta, c'era un terzo uomo. Ha preso la mela. Chi? Portava una veste nera, come un monaco. E credo... gli mancasse un dito. Sì, Caterina, devo andare. Subito! Ti pareva? Allora ti servirà anche questa. La mappa di cui parlava Nicolò. Tuo marito... Ex marito, prego. Giuro che avrebbe... Appuntiamo. ...tutte le pagine del codice. Comunque questa, devo dire, è una delle donne più carismatiche della storia di Assassin's Creed. Io non voglio essere di parte, però io penso che Assassin's Creed 2 abbia migliore ambientazione e migliori personaggi. Comunque lasciamo anche... Vedo che mi mancherai. E merita agli altri, per carità, perché comunque bisogna considerare l'Egitto, quanto era bello. La Grecia pure. 7000 fiorini, buoni comunque. Tutto quanto, però, ragazzi, Assassin's Creed 2 ha veramente una marcia in più su ogni cosa.